Ragazzi, qui è Ermo, sono venuto un attimo un nuovo video. In questo video abbiamo un sacco di altre casse e abbiamo 4 casse Brawl e 2 di quelle con i gettoni stella. Dico 2 perché poi ho 30 gemme e ne sciopo un'altra. Ora iniziamo con questa e così sblocco anche Jessie, che mi sa che la vorrei usare per fare altri trofei, perché tanto lo sapete la tecnica. Ok, Colt e Shelly, tanto poi mi prendo Jessie. Cinque gemme. Puntina del Jesse. Nita. È un ticket. Quando si sbloccherà il boss gigante robot, farò un altro video dove lo sconfiggo, anzi dove provo a sconfiggerlo. Ok. Ultima cassa. Ok, il primo e Shelly e poi 3, 2, 1, l'ultima cosa, punti energia di Jessie. E vabbè, uno me la potenziavo. Vediamo cosa c'è adesso. Un ticket e gemme. Un secondo che spengo la fine. Ecco qua. Tolto il volume. Ok, ora prendiamo Jessie. Jessie, se non lo sapete, fa rimbalzare la palla su quando colpisce una cosa. Se colpisce un oggetto non la fa rimbalzare. Vedete? Se colpisce un nemico rimbalza. Se non è il massimo per spaccare, però attacca da lontano. L'ho appena sbloccato e mi farà fare un sacco di trofei, anche se arrivo così. È il primo, vabbè, ma sconfitto il primo perché Jessie non è levelappata. Dovrei prendere Shelly in questo momento. Ok, wow, non me l'aspettavo. Oh, però è comoda per Jessie è comoda per spaccare più cose alla volta. Aia, e vabbè, mi ha fatto il panino. Mi hanno fatto il panino.
C'è un Beryl. Devo stare attento che può usare la ulti in quel... potrebbe usare la ulti in qualsiasi momento, Beryl. Volete sapere perché? Anche sapere se... non mi ricordo se avevo già detto in un altro video, però... se non ve l'ho detto, Beryl ricarica la ulti col tempo. Quindi... la può utilizzare in... potrebbe utilizzarla in qualsiasi momento. Ok, penso che quel Barry abbia fatto una brutta fine se ha incontrato Bull. Sapete, no, quanto forte Bull da vicino. Se si è avvicinato troppo, mi sa che è morto, eh. Aiuto. Ci sono 50 persone qui. Ok, mi sa che adesso mi fanno Shelly però. Ok, adesso però mi fanno Shelly che almeno è più forte. Però come potete vedere ho fatto già altri 6 trofei. Cioè è facile fare trofei con questa tecnica. E a 1000 trofei sblocco Block. Sì, cioè, sì, spara, mi sa che lei però spara un po' più vicino. Però, e vabbè, come si avvicina così in fretta? Sembra che non c'è spirito, ma è più veloce. Sconfitta che scotta. Ah. Mi stai prendendo in giro per 60. Date 60 di vita in meno a queste casse. Perché rischi? Perché mi piace vederli. Perché mi piace distruggerli. Ho già fatto fuori uno il primo. Mi piace vedere come si distruggono con tutte le ossa attorno. E mi rilassa spaccarli. Mi rilassa e mi porta fortuna. Ovviamente mi rilassa solo nel gioco, In realtà non mi diverto a spaccare i teschi. Una tecnica per questa tecnica, che uso io questa tecnica per questa tecnica, è praticamente sparare un colpo nei cespugli per vedere se ci sono dei nemici. Così non mi fate colpo. Non mi fate cogliere impreparati da un attacco. Ecco appunto, lo sapevo che c'era quel colt. Perché era da quella parte? Sapevo che c'era quel colt. Vabbè, ho fatto troppo. C'è un bombardino. Date 600 di meno in date 600 di meno in vita. Bombardino del cavolo. Date 600 di vita in meno a queste casse. E vabbè. Oh, ma rompe sto bombardino. Mi ha fatto perdere un sacco di trofei. Certo, se si mette dietro una roccia, cioè io non posso colpirlo. Perché non sto qui fermo? A usare la tecnica di stare nei cespugli. Da un cespuglio all'altro. E vabbè. Non voglio fare un'altra lezione di come si crasha. Comunque purtroppo nell'altro video sono crashato, cioè ho finito lo spazio di mobizzare a 10 minuti, infatti potrei finirlo anche adesso, quindi faccio la intro adesso al volo.
ed Air Max Rusty out. Ok. Così, se finisco lo spazio in un momento, almeno l'altro l'ho fatta. Ok. C'è nessuno, c'è un elpedino e mi sa che mi ha anche visto. Ah. Shelly e Bull sono due personaggi molto simili perché entrambi fanno molti danni dal ravvicinato. Ma se Bull si avvicina troppo a me, mi spacca la faccia. Adesso però mi sa che mi prendo un attimo Bull. Che degrado basso, così me lo livello anche un po'. Però ripeto, lo spazio di Mobizen potrebbe finire in qualsiasi momento. Quindi intanto l'outro l'ho fatta. Cioè, vedete? Fa 2300 da vicino. Ecco, adesso 2530 perché avevo un cubo. Pensate quanto danno fa adesso. So che ne ho due. Spacchiamo un po' di teschi. Che ci arriva. 4 in un colpo. Boh, è forte. Si sblocca, mi sembra che si sblocca a 3000 trofei. Ah, mine! È morto, boh. Sì, perché l'abilità di Boo è mettere mine per terra, mettere mine invisibili per terra. Anzi, dinamite per terra invisibili.